Spegnete quel grammofono. Trasmette Radio 110. Ore 11 e un minuto, siamo un po' in ritardo, questa è Spagnete per quel grammofono qui, Radio 110, speciale UniWeb Tour. Oggi abbiamo un ospite con la O maiuscola, come dicono i grandi presentatori che non sono. In studio qui con noi c'è Mauro Ermano Giovanardi, ciao. Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Allora, Mauro Ermano, come devo chiamarti? Gio. È presente la gag quella di Troisi, no? Che se il nome è troppo lungo diventa un mariuolo. Mauro Ermani. No, sì. Gio. Allora, Gio sta facendo il giro delle radio universitarie a presentare il suo ultimo disco che si chiama Il mio stile. È stato già a Roma e Savona. Come hai iniziato questa esperienza? Bene, bene. No, no, bello perché comunque riesce a fare una chiacchiera, a far sentire più pezzi, insomma. E poi è bella la dimensione, appunto, che magari chi fa questo non lo fa di lavoro, certo, no? Certo. Ma con la passione, per cui è sempre. Io ho fatto questo disco mosso dalla passione, per cui quando trovo gente che lo fa con passione, sono ci si più ritrova, felice. Ci si ritrova. Allora, durante questa trasmissione parleremo del suo ultimo disco, ovviamente faremo una sorta di guida all'ascolto, come si faceva alcune volte, cercheremo di scoprire. Intanto è caduto un bicchiere d'acqua sul coso, i microfoni sono in salvo, non ci dovrebbero essere particolari problemi, facciamo finta che non fosse... Tutto va bene. Che tutto vada bene. Allora, mi è piaciuto, stavo un po' lavorando all'intervista, mi è piaciuta molto quella descrizione che tu hai fatto del tuo essere artista e dello scolpirlo nel tuo stile, la descrizione della mille foglie, mm-hmm, che diventa comunque un blocco solido, tipo questo è il mio stile, quindi questo sono io, però pieno di sfumature. Ma sì, ma perché sono davvero convinto che tutti noi siamo il risultato della somma delle nostre esperienze, no? E che in qualche modo dopo un po' di tempo che ho attraversato, appunto, questi 20 anni tra i Carnival of Fools, la Cruze e tutte le cose parallele, ho voluto capire di fare, cioè, fare un punto, fermarmi, fare un punto e capire quali erano le cose che per me in questi anni ho capito che sono necessarie e fondamentali. E ho cercato di metterle appunto in questo disco. Anche perché Joe ha cavalcato tutti i 20 anni di 20 anni di musica italiana, dagli anni 90 fino ad oggi, sì. Quindi ne hai viste più o meno di cotte di crude. Sono stato un testimone. Sei stato un testimone, esatto. Proprio, di tutta la scena, perché devi sapere che insieme a tante altre cose che ho fatto sono stato insieme a Manuel Agnelli, a Giacomo Spazio e a Carlo Albertoli, uno dei 4 soci della Vox Pop, che è stata un'etichetta, certo, indipendente importantissima a cavallo, insomma, degli anni 80, primi anni 90. Per cui sono stato sia da una parte che dall'altra, no? Per cui ho visto veramente come sono cambiate. Purtroppo, magari ne parleremo anche dopo, parleremo della scena musicale italiana, su cosa c'è di nuovo, cosa c'è di interessante. Allora cominciamo con il primo ascolto che si chiama Sono come tu mi vedi, che è quasi Sono un... come mi vedi. Sono come mi vedi, che è quasi un ribadire quello che sei. Sì, guarda, adesso si chiamano selfie, una volta si chiamavano autoritratti. Autoritratti, esatto. Van Gogh è stato un precursore del selfie. Diciamo che ho voluto cercare di raccontarmi, di descrivermi proprio così come sono. Ok, allora facciamo il primo ascolto di Mauro Ermano Giovanardi, tratto dall'album Il mio stile, Sono come mi vedi. Thank you.
io che ho provato tutto e di ogni lotta porto un segno su di me. Qualcuno mi ha distrutto, ma ho dato una risposta ad ogni mio perché. Rifuggo dal modello, senza patria e senza Dio, ma adoro Frank Sinatra quando canta, l'ho fatto a modo mio. E sono qui, con poco in tasca, ma sono così, e sono come mi vedi. Nutro i miei sogni e non mostro i pugni per dire esisto anch'io. Io che ho provato tutto, ogni ruga in viso, so bene perché c'è. E a qualunque errore fatto, quanti sono che han pagato più di me. Come tutti al mondo un giorno dovrò dire addio, ma se c'è un segno che posso lasciare, voglio che almeno sia il mio. E sono qui, con poco in tasca, ma sono così, e sono come mi vedi. E nutro i miei sogni e non mostro i pugni per dire esisto anch'io. Sono così, e sono come mi vedi, e nutro i miei sogni, e non mostro i pugni per dire esisto anch'io. Sì, sono qui, ho niente in tasca, ma va bene così, vivo dei sogni che vedo, e imparo l'arte di chi non urla forte, questo sono io. Sono come mi vedi, Mauro Ermanno Giovanardi, che è ospite qui nei nostri studi. Primo ascolto tratto dall'album È il mio stile, che è uscito il 20 aprile del 2015, e tra l'altro sarai di nuovo a Torino il 15 maggio. Sì, sono il 15 maggio a Torino, in Feltrinelli, credo quello della stazione centrale, della stazione con Paolo Giordano, perché... ho voluto fare queste presentazioni in Feltrinelli con così, piuttosto che fare delle chiacchiere con dei giornalisti, con degli scrittori. A Roma l'ho fatto con Leonardo Colombati, a Milano con Aldo Nove, e il 15 sarò appunto a Torino con Paolo Giordano. Bene, bene. Allora, continuiamo a parlare del tuo disco. Prima parlavamo della Mille Foglie, no? Dell'esperienza che un essere umano ha in tutta la vita, e poi deve fare il sunto della situazione. Per sì, dire... che poi con questa Mille Foglie, appunto, in base anche al momento in cui tu in qualche modo la tagli, ha un sapore piuttosto che un altro, perché appunto, siccome siamo la somma delle nostre esperienze, logicamente questa Mille Foglie ieri aveva un sapore e dopodomani sicuro ne avrà un altro. E invece la tua Mille Foglie musicale com'è? Questo sembra, questo disco è una Mille Foglie, un dolce Mille Foglie, c'è dentro tantissima roba, tantissimi generi diversi, tantissime influenze, esperienze. Ma sì, guarda, ho cercato di fare un punto per capire davvero quali erano gli elementi per me necessari e fondamentali, e mi sono accorto che c'è un approccio alla scrittura che è sicuramente cantautorale, sì, no? Però c'è un approccio
alla canzone, alla forma canzone, anche quella più semplice, più pop, che amo e mi appartiene. E sono convinto che proprio lavorando nella struttura classica della canzone, lavorando su degli immaginari musicali, puoi tirare fuori qualcosa di un mix interessante. Sicuramente un altro elemento è l'approccio poco cantautorale agli arrangiamenti, sì, ai mondi sonori. Black music, ci sono colonne sonore trionfanti alcune volte. C'è un approccio vocale quasi più tipico da interprete che non, no? Perché ho sempre cercato di portare avanti questa duplice figura e anima da autore, ma anche da interprete, che va da chanteur, che va a recuperare canzoni dimenticate nel passato. In questo caso, in questo disco, c'è un pezzo sicuramente non molto conosciuto ai più, però di una poesia, di una potenza incredibile, che poi magari lo sentiamo. Adesso ascoltiamo un altro brano, sempre tratto dal tuo ultimo disco, che si chiama Su una lama. Vuoi raccontarci com'è nata questa canzone, di cosa parla? Ma fondamentalmente potrei dire che Su una lama è il sequel di Io confesso. Okay. Se là il protagonista chiedeva di dare l'ultima possibilità per avere sbagliato, qui il protagonista, diciamo che sbaglia, e fa una scelta comunque non semplice, e non, insomma, che decide per una volta di non tornare dalla moglie, classicamente, che tu dici no, perdono, ma dice ok, io ho preso questa scelta. Ho preso questa scelta, anche se tu sei la cosa più importante della mia vita, ve la faccio sentire su una lama. Cammino su una lama che arriva dritta al cuore, e non so ancora come dirti quello che vorrei. Non c'è una sola cosa che io non rifarei, ma come in uno specchio rotto rifletto tra te e lei. Vorrei fosse possibile, vorrei avere tutto, vorrei non dover scegliere, io non ne posso più, è che sto sbagliando, lo so, non riesco a dirle di no, è l'unica che non ha colpe, sei tu. Una ragione di questo mio ennesimo errore, ma adesso non posso far altro che andare da lei. Se guardo alla mia vita, al centro ci sei tu, ma tra il peccato e l'abitudine, cosa fa male di più? Saprei fare a memoria la mappa dei tuoi nei, ma adesso in questo specchio rotto riflette soltanto lei. Vorrei fosse possibile avere sempre tutto, vorrei non dover scegliere, io non ne posso più, che sto sbagliando, lo so, non riesco a dirle di no, è l'unica che non ha colpe, sei tu. Esisterà una ragione di questo mio ennesimo errore, ma adesso non posso far altro che andare da lei.
questo ennesimo errore, ma adesso non posso far altro che andare da lei. Su una lama, Mauro Ermanno Giovanardi, che possiamo dirlo con certezza non ha nessuna affinità e parentela con l'altro Giovanardi. Non vorrei che i nostri ascoltatori facessero della confusione. Lui è Mauro Ermanno Giovanardi, La Cruz, tutto quel... un mito della musica italiana. Ma no, parente dell'ex ministro. No, parente dell'ex ministro. Allora, stavamo parlando adesso fuori onda delle tue influenze sulle composizioni orchestrali. Dentro questo disco si sente molto. Sì, sì, vabbè, io ascolto tantissima musica, tantissime colonne sonore, soprattutto quando lavoro, che se sento musica e sto scrivendo non posso che sentire della musica strumentale, perché... se c'è qualcuno che canta mi deconcentra. Sarà deformazione professionale, però se mi metto a lavorare e mi sento, non so, metto un disco di Scott Walker, non riesco a lavorare, perché poi mi fermo e mi metto a sentire la musica. Mentre, non so, i dischi di Morricone, piuttosto che John Barry, che insomma, queste cose... riesco a lavorare comunque, anche se la maggior parte delle volte quando scrivo, quando in qualche modo sono in questa fase, c'è il silenzio assoluto. Però se ci deve essere un po' di musica è sicuramente questa, e sono innamoratissimo di questo tipo di, insomma, di cose. Morricone, ecco, uno dei piccoli sogni, mi piacerebbe un giorno o l'altro fare un pezzo orchestrato dal maestro. Allora, magari lanciamo un appello al maestro, se magari ci sta ascoltando Radio 110, tu che ne sai, ci esistono infinite probabilità che possa accadere. Allora, signor Morricone, io a nome di Radio 110 mi propongo di... di suggerirle di lavorare con, e fare con questo ragazzo. Facciamo anche una bella colonna sonora, ritorniamo ai film western all'italiana, facciamo un po' così. Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo, sarebbe sì, veramente bellissimo, sì. Allora, adesso parliamo di Il mio stile, proprio il nome dell'album, perché dentro, come avevi accennato prima, c'è questo pezzo di Leo Ferré che si chiama proprio Il mio stile. No, si chiama Il tuo stile. Ma mi stai confondendo. È vero, Il tuo stile di Leo Ferré. Come è nata l'idea di fare questa cover, e se questa cover ha avuto delle conseguenze sulla scelta del nome dell'album? Beh, quello sì. Mi ha dato lo spunto di fare un gioco, no? Con mutuandolo dal pezzo di Leo Ferré, però mi ha dato modo di poi appunto di fare un punto della situazione, di fermarmi e fare un punto, per cui sicuramente il titolo in qualche modo è stato influenzato, sì, dal pezzo di Leo Ferré, che ti dico che è un pezzo come dicevo prima, da sempre, anche un po' in maniera anomala rispetto ai miei colleghi, ho sempre cercato di portare avanti questa duplice anima di autore e di interprete, no? Sì. Che va a recuperare pezzi dimenticati nel tempo, lo era stato con Il vino, con La Cruz, Angela, e questo pezzo devi sapere che l'ho tenuto nel cassetto tantissimo. È un pezzo del 1900... Guarda, un pezzo degli anni 60, che però Leo Ferré l'ultima parte della sua vita l'ha passata in Italia, è venuto a vivere nel 72, credo, 71, in Toscana, e a un certo punto, verso la metà degli anni 70, fece uscire questo disco, ha preso 8-9 dei suoi pezzi più importanti e li ha riscritti, ha fatto delle traduzioni lui con Medel dei suoi pezzi. Lui era un poeta, sì, pazzesco, davvero. Infatti Il tuo stile per me è stato uno dei pezzi più difficili. Io in questi anni ho interpretato tantissimi pezzi, da Tenco a De André a Gaber, però a Ciampi, insomma, e non ho mai avuto nessun tipo di timore reverenziale, sì.
nei confronti di questa canzone ce l'ho avuto, perché non perché tecnicamente, sai, sia tecnicamente ci sono pezzi che ho cantato molto più complicati, certo, difficili anche della gestione delle, ma qui è proprio l'espressione, l'espressione che è, che devi avere la, la consapevolezza e la maturità che devi avere per cantare questo pezzo, perché è un fiume in piena di parole che se ti perdi una parola non, cioè, non ti ritrovi mai più, perché è questo flusso di parole continuo che non prende, che non sai dove prendere respiro proprio mentre la canti. E niente, l'ho tenuta lì per un sacco di tempo. Quindi cioè, è un brano che non hai riscoperto recentemente? No, ho trovato la versione per me credibile, dove potevo in qualche modo, cioè, ho trovato il fuoco. È un pezzo così, non puoi, insomma, mentre ci sono anche altri pezzi che ti puoi giostrare anche con l'arrangiamento in altri modi, qua non scappi. Esatto, quindi io ci volevo proprio... Devi sapere che qui, in questo pezzo, ogni volta che lo canto, non mi è mai capitato, mai, quando so che lo devo cantare, non so, domani ho un concerto, io domani mattina mi sveglio e per una dozzina di volte... Riprovi la stessa cosa. Sì, come un attore che se sbagli ritorni in inizi da capo, ho bisogno proprio di cantarmelo una dozzina di volte prima di salire sul palco, perché è proprio una roba così. Io ti volevo chiedere, prima stavi accennando all'importanza della tua opera artistica nell'affiancare la figura dell'autore, l'interprete, e ti volevo chiedere proprio questo: quanto è difficile aggiungere qualcosa di personale in un'interpretazione di una canzone, di qualsiasi gesto artistico? Devi... La prima cosa in assoluto è la sincerità della scelta. Io ci sono un sacco di pezzi, tutti i pezzi che ho scelto, tranne nella mia vita, tranne i due pezzi dell'altro disco, Vi ho sognato troppo l'altra notte, che per la prima volta, Bang Bang e Se perdo anche te, mi servivano per dare delle coordinate musicali, stilistiche, temporali, perché mi piaceva l'idea, quel disco lì è un mio viaggio personale nella seconda metà degli anni 60, sì, con quell'immaginario, cioè riprendendo un po' tutta quella cosa della scena dei gruppi beat, le robe di Mina, Studio 1, sì, no? E solamente in quell'occasione ho scelto delle cover, tra virgolette, per dare più che altro delle coordinate per portare per mano l'ascoltatore. Le linee guida, come se fossero... Sì, però in tutte le altre volte ho sempre scelto un pezzo per il testo che ha. Ok. Perché tu riesci a essere credibile se... Tutti i versi, tutte le parole, ma tutte le senti che arrivano dallo stomaco. Se ci sono, cioè, te le devi sentire cucite addosso. Se questo non succede. Quindi è un lavoro di riappropriazione. Sì, perché sono convinto che quando vai su un palco tu sei nudo. E se fai finta ti sgamano. Per cui devi fare un lavoro grosso, certo, a monte, in modo di poter salire sul palco, per avere la forza di salire sul palco e dire: guarda, questa cosa ti può piacere o no, ma io sono così, sono okay, questo. Per cui con questa sincerità tu hai una forza incredibile, anche quella di raccontare i tuoi, insomma, le tue debolezze, le tue fragilità. Però se questo deve succedere, appunto, se soprattutto il testo è completamente aderente, e poi devi fare un lavoro anche da un punto di vista musicale intelligente, perché devi cercare di mantenere lo spirito
cambiandone il vestito, certo. E delle volte cambiandogli il vestito rischi di snaturare. Rischi di snaturare, devi essere, devi avere la sensibilità giusta di capire a un certo punto se ti stai spingendo in là troppo o meno. Ad esempio, la versione originale di Leo, di Ferré, era lui che canta con l'orchestra che gli va dietro. E sarebbe stato uno sbaglio, nonostante io abbia lavorato tanto con le orchestrazioni, con, che sono appassionato di, appunto, come ti dicevo, di colonne sonore, secondo me sarebbe stato uno sbaglio andare in quella direzione lì. E ho voluto andare in una direzione più semplice, un po' più minimale, un po' più punk. Per certi versi, cioè un po' più cruda. Sì. Va bene, allora non aggiungiamo altre parole, ascoltiamo il tuo stile di Mauro Ermanno Giovanardi. Le grida della strada, i passanti, i negozi, dove come un insulto ti vai a rispecchiare, tra gioielli da poche, biancheria da niente, ombre in occhi di donna che ti vedono passare, tutti questi rumori, canti, profumi, dentro i quali ti immergi, nei quali ti esilio, per amarti da lungi in un gioco sottile, questi trucchi un po' pazzi, tutto questo è il tuo stile, il tuo stile, è il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo. È la mia legge a cui ti pieghi, maledetta, è quel fuoco che accende ogni mia sigaretta, è l'amore in ginocchio che non conosce scalo, il tuo stile, il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo. I porti della notte, quel bimbo che vorremmo e non vogliamo più a un tuo minimo segno. Quando noi mescoliamo nel fondo del tuo bene, sangue della mia uva, vino della tua vigna, tutto questo riappare come una nostra memoria dentro ai mondi perduti dell'anno 80.000. Quando non ci saremo e torneremo a nascere, questi trucchi un po' folli, tutto questo è il tuo stile, il tuo stile. È il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo. È il tuo diritto quando ho diritto al tuo stile. È il gioco dell'inferno giocato a testa o croce. È l'amore che tace quando non hai più voce. Il tuo stile è il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo. Chi vuol sapere troppo e non conosce niente, di te mi piace ciò che posso immaginare, rincorrendo nell'aria i contorni di un gesto, la tua bocca inventata al di là del volgare, per le strade di notte il mio viso celato, quando non riconosci che ho un certo stile, quando rendo me stesso un altro immaginato, questi trucchi imprudenti, tutto questo è il tuo stile, è il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo, è la tua legge a culo. Mi piego, maledetta, la cenere perduta di ogni mia sigaretta. Quando la notte spegne i suoi fuochi e poi muore, il tuo stile, il tuo cuore, il tuo cuore, il tuo cuore. Il tuo stile, Mauro Ermanno Giovanardi, in questa reinterpretazione di un brano di Leo Ferré. Anche in questo disco c'è molto amore per la canzone italiana, comunque sì. per i grandi interpreti. Ma sì, ma perché... Avendo comunque tu, come dire, un passato post-punk... Io sono... Sono cresciuto, esatto, con quel tipo di cose. Quando si sono incontrate le due anime? Ma guarda, si sono incontrate verso la fine degli anni Ottanta. Io ho iniziato ad ascoltare, appunto, 79, 80, le prime robe che uscivano post-punk, punk, queste cose qui. E per cui per tutti gli anni Ottanta io ho sentito...
più o meno l'evoluzione, sì, no? Che aveva avuto questo tipo di scena fino ad arrivare alla fine degli anni Ottanta, dove diciamo che il mio artista preferito era Nick Cave, più o meno lo è tuttora. E per cui è successa una cosa molto divertente, che la racconto spesso, ma è la verità, che la madre della mia fidanzata dell'epoca, che si chiamava Angela, mi disse: tu dovresti sentire Luigi Tenco, perché ha un modo triste di cantare come il tuo, no? Perché io già cantavo con i Carnival of Fools, e per cui un po' incuriosito, un po' anche insomma, siccome sono una persona molto curiosa, sono andato a sentirmelo per bene ed è stato il colpo di fulmine, no? Perché senti il testo di Angela, racconta sì di una storia a due, di una storia amorosa, ma la racconta esattamente, cioè, come avrebbe potuto scriverla Nick Cave, un pezzo così, come avrebbe potuto scriverla Leonard Cohen, cioè, e per cui per me è nato questo, siccome è stato un colpo di fulmine, ho detto: cazzo, ma allora si può fare? Perché tutti noi cresciuti in quella generazione dove guardavamo sicuramente a Londra, certo, e a New York, no? Dove per noi la canzone italiana era la canzonetta sanremese, soprattutto sì, sì, negli anni Ottanta, dove Sanremo si faceva in playback, no? Dove era tutto plasticoso. Noi proprio abbiamo, io ho saltato a pie pari tutta quella roba lì. E per cui quando ho scoperto questa cosa, per me è stato un flash. E ho iniziato in qualche modo a fare un percorso a ritroso per capire quali erano stati gli artisti importanti, no? In realtà i La Cruz erano questa cosa, cercare di far convivere due mondi che sulla carta erano distantissimi, certo. Cioè, il nostro background, che partiva dal post-punk, che arrivava alle prime robe elettroniche dei Massive Attack, con quello che diciamo la musica italiana ha prodotto di meglio, sì, con quello che c'è di buono, no? Della musica, no? Per cui abbiamo l'idea dei della Cruz iniziale era proprio questa, quella di mutuare in qualche modo la metodologia dell'hip hop, no? Con i primi campionamenti, tutto quanto, però al posto di rapparci sopra, di provare a cantarci, no? E questa è stata diciamo l'idea iniziale di La Cruz. E devo dirti che proprio per questa mia passione per andare a recuperare appunto canzone, un pezzo come Il Vino nel 95, 96, 97 era diventato un inno. Quando abbiamo fatto l'ultimo concerto dei La Cruz agli Arcimboldi, dove c'erano un sacco di ospiti, c'era Manuel, c'era Cristiano dei Marlene, c'era Nada, c'era Rachele dei Baustelle, insomma c'era Cristina Donà, c'era Vinicio. L'ultimissimo pezzo dell'ultimo concerto della Cruz era Il Vino, che ho cantato con Nada, con cui lei ha lavorato, sì, con Piero, che il disco del 75 l'ha scritto. Lei ha conosciuto Ciampi e gli ha rovinato la vita, nel senso buono. E per cui una delle... la cosa più emozionante di quella sera non è stato neanche tanto fare l'ultimo concerto dei La Cruz con gli Arcimboldi pieno, con la gente che cantava, cioè, ma durante Il Vino c'erano 2500 persone che cantavano il ritornello, la, 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 e la cosa più emozionante di quella sera, che a un certo punto Nada mi si viene vicino, infatti se vedi il video, lei si avvicina a me nell'orecchio e mi dice: hai fatto una cosa bellissima, Piero non ha mai avuto 2500 persone che cantavano un suo pezzo, no? E devo dire, tutta l'esperienza di La Cruz, se c'è una cosa di cui sono molto fiero, è che mi è successa centinaia e centinaia di volte. Ma anche l'altro giorno uno dei ragazzi alla Sapienza mi ha detto: no, ma è vero, perché anch'io sono arrivata, perché la cosa che mi succedeva sempre in quegli anni, che alla fine dei concerti c'era un sacco di ragazzi giovani che venivano a farsi firmare il CD o la cassetta, che ai tempi c'erano ancora le cassette, che tutti mi dicevano la stessa cosa: ti ringrazio perché tramite le tue versioni io mi sono andato a comprare i dischi di
originale di Ciampi e di Tenco, ma questa roba l'avrò sentita davvero centinaia e centinaia di volte. Per cui diciamo che per una delle cose secondo me più importanti che i La Cruz hanno lasciato è stato anche proprio questo approccio, no? Perché prima di noi, tutti quella della nostra generazione, in qualche modo quella roba lì rifiutavano. No? Se adesso un sacco di persone, insomma, credo che un pochino, se tante persone anche giovani conoscono Piero Ciampi, è anche merito nostro che l'abbiamo fatto conoscere, no? Per cui questa roba qui per me è una cosa molto più importante dei dischi che abbiamo fatto, per dire. Certo. No? Allora, continuiamo con un altro ascolto. Adesso prima parlavamo di cinema. Esatto, di western. Adesso mettiamo, aspetta un attimo. Quindi ti volevo chiedere com'è stato il tuo rapporto con questa canzone. Ma no, che Morricone, Tarantino, tanti. Allora, la parola chiave di quando facevamo le due parole chiavi quando stavamo riarrangiando, facendo i provini in studio, erano che a un certo punto più cinema, ok, stavamo lavorando sugli arrangiamenti, sì, ma più cinema, più cinema. E con il direttore e l'arrangiatore Fabio Gurian, che tra l'altro cosa è torinese, e l'altra parola era sexy, ok. E quindi secondo due erano... Ennio Morricone e Tarantino racchiudono, no, diciamo che questo pezzo è molto, anche perché il provino iniziale aveva un andamento diverso, no? E poi mentre ci stavamo lavorando, Vernetti, che è uno dei produttori, ha detto: no, però visto che tu mi rompi sempre le palle con sto cinema, con Morricone, esatto, con certe atmosfere, con i film di Tarantino, se questo pezzo lo svoltiamo, no, con una marcia, secondo me viene fuori una figata. Allora ce l'ascoltiamo. A tempo debito saprò indovinare la tua età, ma adesso lasciami il dubbio su chi stia mentendo tra i due. A tempo debito anche tu, forse avrai voglia di andar via. Le cose accadono, ma più tu le insegui più non le avrai. Cadono persino se stringi la mano. Fai tutto quello che vuoi, ma non dire no. Sai quante volte ho pensato, non c'è dubbio che lei aspetta un attimo. A tempo debito dirai che hai amato molto più di me. Vecchie abitudini ti avrò perdonato in anticipo. A tempo debito saprai indovinare la mia età. Ma adesso stringimi che ogni istante d'amore sprecato poi lo rimpiangerai. Quello che vuoi ma non dire noi. Sai quante volte ho pensato, non c'è dubbio che lei ti aspetta un attimo. Quello che vuoi ma non dire noi. Sai quante volte ho pensato, non c'è dubbio che lei. Fai tutto quello che vuoi ma non dire noi. Butta le tue paure più lontano che puoi.
che aspetta un attimo. E questo era Aspetta un attimo, sempre di Mauro Ermanno Giovanardi, ospite nei nostri studi. Stiamo parlando del suo ultimo disco che si chiama Il mio stile. Mancavano davvero solamente i colpi di pistola in questo brano. Vabbè, lì, io questo mi... sarebbe stato un po' rap, presente i gangs che mettono gli spari dei pistoli. Allora, parlando del disco, una notizia importante è che questo disco uscirà in tre formati diversi. Io è dal 1991 che non ho un mio disco stampato su vinile, ad esempio, che è e una figata. Adesso ce l'avrai. Sì, perché esce la formazione già, insomma, l'edizione normale già esce in un digipack, sì, bellissimo. Poi c'è la versione deluxe o deluxe, però forse deluxe. Deluxe, dai, no? Latina. Non mangio. con anche un DVD dentro. E poi c'è appunto il vinile, che sono molto contento. Il vinile quando uscirà? Uscirà fra qualche settimana, perché abbiamo scoperto, un po' mi dispiace, ma un po' mi fa piacere, che quest'anno c'è stato un boom, sì, un boom così pazzesco del vinile, che lo stampatore, abbiamo dovuto cercarle un altro, perché quello stesso, sì, quello stesso che ci ha fatto il CD ce l'avrebbe consegnato a settembre. Per cui abbiamo dovuto, insomma, cercare un altro stampatore perché per averlo prima, però sono molto contento. Ok, allora per tutti gli appassionati di vinile e collezionisti, fra qualche settimana Il mio stile di Mauro Ermanno Giovanardi. Allora, adesso ascoltiamo... Ah, diciamo che questo disco è stato prodotto da Produzione Fuori Via, distribuito da Egea. Sì. Che insomma ultimamente fa uscire questi dischi con queste confezioni fantastiche. Bene, bravi, bravi. Proprio bello, materico, no? Bravi, bravi. Allora, adesso procediamo verso un altro ascolto e ascoltiamo Quando suono. Allora, qui si abbandona per un attimo la dimensione italiana della canzone. Sì. Cioè, e si abbraccia quella dei cugini francesi. Sì, un pochino, no? Soprattutto nelle strofe, nell'approccio. Ecco, questo è un pezzo che quando lo stavamo facendo, la parola chiave era sexy, perché doveva essere morbido, doveva essere un po'... Quindi c'è Gainsbourg, tutti quei... Questa roba, un po' di Air, tranquilla, che poi fondamentalmente gli Air hanno preso lezioni da Gainsbourg. Allora ce l'ascoltiamo Quando suono e poi ritorniamo qui in studio. Questo tempo presuppone antidoti al dolore procurato ai lividi, ai colpi inferti da presunti simili, nei concerti di canzoni inutili. Questo tempo è una puttana, si concede, ma non ama come te, proprio come te. Ma quando suono sono vivo, se mi spari sopravvivo senza te, anche senza te. Quando suono sono vivo, se mi spari sopravvivo senza te, anche senza te. Dicono l'amore rende liberi, ma se poi finisce tu precipiti in un buio che fa male, dove tutto è da inventare come me, proprio come me. Ma quando suono sono vivo, se mi spari sopravvivo senza te, anche senza te.
quando suono non mi importa se una storia è andata storta, un'altra poi domani arriverà con l'illusione che ci salverà. Storia andata storta, un'altra poi domani arriverà. Quando suono non ti penso, chiudo gli occhi e tutto ha un senso, senza te, anche senza te. Sì, quando suono sono vivo, senza te, anche senza te. Senza te, anche senza te. Quando suono di Mauro Ermanno Giovanardi, sempre ospite qui a Spegnete quel grammofono, nei nostri studi. Purtroppo siamo quasi arrivati alla fine ed è un peccato perché è stata davvero una bella chiacchierata. No, è vero, una chiacchiera piacevole. Allora, immagino che suonerete anche live nei prossimi mesi. Adesso sì, è un periodo un po' di transizione con i club. Sì, infatti nel mese di maggio farò un po' promozione, sì, adesso questa settimana sono appunto, faccio questo giro, settimana prossima sono ospite da LiveGate con Guaitamaki, che è un giornalista storico, e poi insomma faremo un po' di queste cose. Intanto torniamo in sala prove perché sto ho voluto mettere in piedi due formazioni per quest'estate, per l'inverno. Una al completo, in sette, con appunto tromba, trombone, tutto quanto, e una formazione inedita che sono molto curioso, di batteria, tasti, chitarra elettrica e voce. Okay. E ho la fortuna di avere a sto giro dei musicisti pazzeschi, dove appunto sia Gianluca De Rubertis, che suona anche nel Genio, sì, e Marco Carusino, che sono dei musicisti bravissimi, loro cantano anche loro nei loro progetti, per cui stiamo provando questa formazione a quattro, così un po' così, i Doors, no? Batteria, bello. Farfisa. Molto interessante. Poi si adatta molto bene al genere. Sì, sì. Comunque credo che inizieremo verso metà giugno, perché appunto, come dicevi, adesso è un momento in cui stanno chiudendo, sì, i club. E non sono ancora iniziati i festival. Non sono ancora iniziati i festival perché ancora fa un po' freddo. Per cui credo che saremo da metà giugno in giro, insomma, per i festival, così. Poi credo che faremo l'autunno nei club e nei teatri. Ok, quindi per quelli che volessero rimanere aggiornati magari sulle date di Mauro Ermanno Giovanardi, c'è un sito internet, c'è la pagina, sì, Facebook. C'è la mia pagina Facebook, la pagina Facebook, la fanpage si chiama, vero? Sì, una roba così. Sì. Poi c'è la mia pagina personale, poi c'è il mio sito che spero che tra oggi e domani, dopodomani, lo apriamo perché è chiuso da 2 anni. Ma no, perché mi è successo che sai quando su Aruba tu insomma devi prendere, sì, sì, paghi 32 euro più 1,50 euro più 1,50 euro, insomma, sa di fatto che io 2 anni fa mi sono dimenticato di pagare uno di quei 1,50 euro. Ti hanno chiuso il sito? No, praticamente con quell'euro e mezzo lì c'era un'applicazione che ti faceva aprire, forse era un flash, queste robe qua. E per questo ho chiuso per 1 anno e mezzo e qualcuno ha visto bene di zanzarmi il mio dominio. Per cui ho scoperto che Mauro Ermanno Giovanardi.it è di una società svedese. Ma pensa te. Me l'hanno zanzato proprio.
per cui uscirà con .com. Intanto ho portato avanti delle procedure legali che ho capito che si possono fare, perché in realtà comunque sì, da domani, dopodomani sarà online anche il mio sito. Questi svedesi. Allora, prima di lasciarti, voglio farti una domanda da un milione di dollari, come si dice. Tanto la cuffia ce l'ho. Esatto. Tu hai visto davvero più di 20 anni di musica italiana, la scena italiana, mm-hmm, indipendente, alternativa, non so come, okay, come vogliamo definirla. Cosa è cambiato in questi anni e come ti sembra stiano andando le cose? Io te l'avevo detto che era un po' di più. Sì, ma devi dare 5 ore però. Cioè non è che mi puoi dare 5 minuti. Un milione di dollari, un milione di ore. Possiamo prendere tutto il tempo che vuoi, guarda. Lui ha solo una gamba rotta, quindi più dello studio non può andare. No, guarda, la situazione è cambiatissima. Se io penso come erano gli anni... Insomma, devi sapere che nel 94-95... c'è stata proprio l'età dell'oro, sì, in cui noi che per 15 anni, 14 anni, insomma, avevamo un approccio molto anglofono, per cui scimmiottavamo un po' quello che arrivava dall'estero. Insomma, 12 anni, dopo una dozzina d'anni di cantine, di scimmiottamenti, noi abbiamo capito che in qualche modo, per farci capire, la comunicazione era importantissima, per cui abbiamo tutti noi iniziato a fare lo sforzo di cantare in italiano, e contemporaneamente le major hanno visto, hanno intuito che c'era un background, un sottobosco pazzesco, per cui diciamo che se tutti noi siamo qua è anche merito di Stefano Senardi, che aveva avuto l'illuminazione di fare una sottoetichetta della Polygram, che era la Blackout, mm-hmm, e da lì nel giro di 6 mesi tutte le major avevano una sottoetichetta o comunque dei gruppi indipendenti che arrivavano, insomma, da un circuito più alternativo, e sono stati dal 94-95 fino al 2000-2001 gli anni d'oro, sì, proprio d'oro. Il problema vero è che è stato proprio che le major in quegli anni, a cavallo del terzo millennio, non hanno capito che c'era un virus, che hanno sottovalutato, snobbato e fatto finta che non esistesse, che era internet. Certo. Cioè il vero fulcro è stato quando uscì Napster, no? Che se in quel momento si fosse regolarizzata quella cosa, no? Dice, se la Warner avesse detto a Napster, guarda, dammi 15-20 centesimi a pezzo. No, non darmi un dollaro e mezzo, dammi 15 centesimi, 20 centesimi. Avresti calmierato e regolarizzato tutto, e sarebbe stata una piccola pensione per noi. Sarebbe stato un modo di comunque far sì... Quando poi si sono ritrovati che c'erano più di 1 miliardo di files in giro, che non sono più tornati indietro, come tutti i virus che entrano in un organismo, che è piccolissimo, ha fatto un danno incredibile. Certo. Cioè, la discografia è morta dall'intervento di internet, sì, che ha dato sì la possibilità a tutti, no, in qualche modo di farsi ascoltare, di farsi ascoltare, però ha distrutto la musica, nel senso che se vedi quanti dischi si vendevano nel 99, nel 2000, adesso, ma dei grandi artisti, è un decimo, sì, almeno, sì, sì, no? È logico che se un artista medio, anche italiano, come poteva essere, non so, Battiato, che vendeva 120.000, 130.000 copie, adesso ne vendi 8-9.000, anch'io come casa discografica non ti posso mettere più un budget a disposizione per registrare, no? E guarda, è stato un po' come l'euro, no? Nel senso che se ci fosse stato qualcuno che nel momento avesse regolarizzato, sì, il momento della transizione. Della transizione, lì ancora peggio è stato che, cioè, hanno snobbato e sottovalutato, perché le major, le multinazionali si sentivano intoccabili, no? Però è proprio da
un virus che entra nell'organismo che ti può distruggere dall'interno. E così è successo, no? Per cui se ci fosse stato un momento lì dove si regolarizzava tutto, perché poi soprattutto in quegli anni io mi ricordo che andavo a casa di amici, no? Adesso neanche se la gente non si riscarica più, cioè non va a ingolfare il computer, va direttamente su Spotify o su YouTube, no? Però mi ricordo in quegli anni che entravano in casa di amici e c'erano decine, decine, pile di CD masterizzati, no? E sicuramente con dentro un sacco di dischi che facevano parte della storia della musica. Ma come tutte le cose che tu non paghi, non gli dai così valore. Io mi ricordo che quando ero ragazzo che avevo 20 anni e c'avevo 30.000 lire in tasca, entravo in un negozio di dischi e ci stavo 3 ore, perché comunque prima ne sceglievi 15, poi ne sceglievi 10, poi ne sceglievi 7, poi ne sceglievi 5 e tornavi a casa con 2 o 3 dischi. Quei 2 o 3 dischi lì, siccome avevi fatto delle rinunce e delle scelte, te li consumavi, no? Perché poi c'era meno possibilità, sì, ti registravi le cassette, però... Magari con il vinile potrebbe esserci una piccola controtendenza. Per cui diciamo che a cavallo del terzo millennio, insomma, tra il 99 e il 2000, lì è successo che è entrato il virus nell'organismo. Poi, quando hai miliardi di file in giro che tutti condividono, non puoi più tornare indietro. E invece a livello di vitalità della scena musicale italiana hai qualche... No, anche insomma, è sempre difficile. Poi l'Italia è il terzo mondo rispetto agli altri. Per cui io vedo che poi in tutto questo, con la discografia che è proprio alla canna del gas, che non respira più, è logico che se io, discografico della Sony, ho sul tavolo un disco nuovo di un artista nuovo che ha fatto un disco bellissimo, che magari mi porto a casa e me lo sento in macchina, no? Siccome sono alla canna del gas, cioè ho bisogno di cash fresco, io, discografico, se devo scegliere tra un disco nuovo di un artista che so bellissimo, che so che ci metterò 3-4 anni per farlo diventare visibile, per dargli una visibilità, o un artista che arriva da X Factor o da Amici, che si è fatto autopromozione da solo in televisione per 6 mesi tutti i giorni, io che ho bisogno di cash, perché comunque non ci sono più soldi in discografia. E cosa crea questo? Un cortocircuito ancora peggiore, che io, visto che tutti i ragazzi che arrivano dai talent sono 99% interpreti, cosa faccio? Non posso far uscire il disco di questo, perché ci metto 3-4 anni a dargli una visibilità. E cosa faccio? Chiedo a questo artista: non ti faccio uscire il disco, ma scrivimi una canzone o due per uno che arriva dai talent. Cioè, è proprio una roba... Forse i rapper sono quelli che stanno facendo un po' breccia discografia, l'indipendenza, in un certo senso. Ne parlavo giusto in questi giorni. Io mi sono chiesto più volte se il fenomeno dell'hip hop e del rap sono i nuovi cantautori. Sì. Sì, perché comunque hanno una base, hanno un pubblico. No, da un punto di vista proprio... A noi ci sembra diversissimo, però perché siamo anche vecchi, nel senso, io poi molto più di te, no? Che abbiamo la concezione. Però probabilmente potrebbe anche essere. Diciamo che non ho ancora capito, perché faccio fatica. Cioè dovrei, per dare una valutazione definitiva, dovrei conoscere molto bene tutta questa nuova scena, e faccio un po' fatica, perché dopo un po' musicalmente, cioè, non è la tua tazza di tè, diciamo che non è la mia tazza di tè. Va bene, allora siamo arrivati alla fine di questo Spegnete quel grammofono. Ringrazio te per essere stato voi, che è stata una chiacchiera piacevolissima. Nostri ospiti, noi ci salutiamo con l'ultimo brano tratto da Il mio stile di Mauro Ermanno Giovanardi, che si chiama 3 volte, e vi ricordo che tra poco sarà disponibile il podcast di questa puntata su www.110.unito.it e sul nostro canale YouTube ci sarà il video dell'intervista. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Ciao. Oh.
Sono io che avanzo, sono io che non mi scanso, sono io che vado dritto per la via. Sono io che alle domande giuste trovo sempre le risposte, forse troppo piene della mia utopia. E sono io che venero il tuo cuore, che ringrazio questo sole per la luce che mi illumina qua giù. E sono io che faccio dei progetti, forse pieni di difetti, ma che almeno fanno vivere di più. E adesso ci sei tu, ci sei soltanto tu. La mia anima tre volte ti chiamò, lei voleva te. Il tuo solido costante, non lo so, mi diceva che nei tuoi occhi c'erano lacrime, però tu vuoi ridere. Ora sei al mio fianco e ti proteggerò, mi fai vivere. Sono io che parlo, sono io che come un tarro mi son messo ad adorarti, amore mio. Sono io che peso le parole, ma poi cado nel banale per cercare di convincermi che tu non sia solo un'illusione, ma la cosa più reale, il regalo che la vita ha fatto a me. Io che ti ho cercato nei miei sogni, tra i primari miei bisogni, che ti ho chiesto a questo cielo, adesso tu sorridi un po' di più, ancora un po' di più. La mia anima tre volte ti chiamò, lei voleva te. Il tuo solido costante, non lo so, mi diceva che nei tuoi occhi c'erano lacrime, però tu vuoi ridere. Ora sei al mio fianco e ti proteggerò, mi fai vivere. Oh. La mia anima tre volte ti chiamò, lei voleva te. Il tuo solido e costante, non lo so, mi diceva che nei tuoi occhi c'erano lacrime, però tu vuoi ridere. Ora sei al mio fianco, ti proteggerò, mi fai vivere. Trasmette Radio 110.